prima, seconda, terza, quarta e infine quinta. 5 anni che credevate sarebbero stati un'eternità volgono ora al termine. Ma non siamo qui per parlare del passato, il vostro sguardo è probabilmente rivolto verso il futuro, come deve essere. Quella che ora sembra la fine di un'era è solo l'inizio di una nuova fase della vita reale. Sapete il meglio qual è? Non importa chi siete stati in questi ultimi 5 anni, popolari o meno, bravi studenti o meno, persone con o senza interessi. Ora si riparte da capo. Avete la maturità sufficiente per definire voi stessi, chi siete, ma soprattutto per non permettere che siano altri a farlo. Ma, per essere più precisi, cos'è che definisce la persona che siamo? Le nostre scelte. Questo è il momento delle scelte, il momento di decidere davvero chi vogliamo essere. Non preoccupatevi se nel corso di quello che sarà un lungo processo di autodefinizione fallirete. È normale, è cosa buona. Provate, fallite e riprovate. È il ciclo naturale dell'apprendimento, come probabilmente avrete notato tra alti e bassi fin dalla prima elementare. E se qualcuno dovesse dubitare di voi, dirvi che non siete in grado di fare qualcosa, dimostrate loro che si sbagliano. Quante volte avete sentito i vostri compagni pronunciare frasi come «Non sono abbastanza intelligente», «Non sono capace» o «Non sono mica un genio io» per giustificare un fallimento o un brutto voto? La risposta è fin troppe. Ma ora vi chiediamo di guardarvi alle spalle. Se in questi 5 anni avete capito che non esiste un unico tipo di intelligenza, che il vostro merito non dipende dall'essere abile o meno in chimica e letteratura, allora avrete vinto. Abbiamo tutti qualcosa che vale la pena condividere con il mondo, che sia il nostro talento nella matematica o nella musica. Neanche per un secondo permettetevi di credere che solo perché avete bisogno di un po' più di tempo per afferrare un concetto, coltivare un'idea, allora siete incapaci. Né tantomeno che solo perché siete studenti bravi, diligenti, ciò sia sufficiente per definirvi. Un voto non definisce chi siamo, ma il limite ci indica cosa possiamo migliorare. Citando il filosofo John Henry Newman, la crescita è l'unica testimonianza di vita. In questi 5 anni siete cresciuti e suppongo che non possiate più riconoscervi nelle persone che eravate prima. È per questa ragione che vi consigliamo di non aggrapparvi a un tempo passato. Il tempo, infatti, scorre inesorabile, ma non finisce mai. Ogni volta che vi sentite come se la vita stesse scivolando dalle vostre mani, basta girare la clessidra e far ripartire il cronometro. La storia è disseminata di errori, grandi o piccoli, imparate da essi. Forse vi sarebbe possibile imparare qualcosa anche dal coronavirus. Impossibile non citarlo, impossibile non pensarsi mentre state guardando questo video dalle vostre case anziché dal patio della nostra scuola. Questa precaria situazione ci ha dimostrato che c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel sistema. Tocca a voi e a noi aggiustarlo, poiché dopo tutto siamo noi la prossima generazione di politici, scienziati, ingegneri e insegnanti. Quindi fate sentire le vostre voci, Dio solo sa quanto il mondo abbia bisogno di nuove idee e nuove speranze in questo momento. Prendete atto delle vostre potenzialità, non sottovalutatevi, siete miniere d'oro inesplorate e avete tutta la vita dinanzi a voi per scoprire quanto lontano potete arrivare. Ma soprattutto fate buon uso di tali potenzialità. Può sembrare una richiesta banale, lo sappiamo, ma ogni giorno la realtà ci dimostra che giustizia e onestà non possono essere date per scontato. Un altro invito che vi vogliamo rivolgere è quello a non ignorare le disgrazie altrui. Non voltate lo sguardo e obbligatevi a guardare, ma soprattutto ad agire. Le parole sono importanti, certo, ma quando si tratta di fare una differenza, devono essere accompagnate da azioni, altrimenti si ridurrebbero a un vuoto involucro di un ideale abbandonato. Siate equilibrati, non chiudete gli occhi al futuro, anche se a volte è un po' spaventoso. Non privatevi del presente, la vita non va messa in coda. Non dite mai, tanto lo farò domani, fatelo ora. E non dimenticate il passato, è il miglior insegnante. In altre parole, germogliate. Potete pensare al futuro come alla terra, a voi stessi come i semi che la popolano e all'educazione come l'acqua che vi permette di crescere. Il mondo è nelle vostre mani, trattatelo bene. Sarete stanchi di sentire inviti e consigli, ma promettiamo che questo sarà l'ultimo, anche se forse il più impegnativo. Come ha proposto la scrittrice Ayesha Siddiqui, siate gli eroi di cui avevate bisogno quando eravate bambini. Detto questo, vi auguriamo il meglio e vi salutiamo con un promemoria. Crediamo in voi. 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 Crediamo in voi.
Crediamo in voi. Crediamo in voi. Crediamo in voi. Crediamo in voi. Crediamo in voi. I'll do what it takes.